State ascoltando SBS Italian. Con gran parte dell'Europa in isolamento per prevenire la diffusione del Covid-19, l'Agenzia Spaziale Europea, ESA, ha continuato a operare le sue navicelle spaziali. Dall'inizio di marzo, la maggior parte del personale dell'agenzia, che svolgeva il proprio lavoro nel centro operativo spaziale di Darmstadt, in Germania, lavora da casa. Ogni sala di controllo delle missioni è ora limitata a una o due persone e la pianificazione e il monitoraggio delle 21 navicelle spaziali dell'ESA avviene ora da casa. Una di queste navicelle, facente parte della missione Bepi Colombo, è in viaggio verso il pianeta Mercurio. Tuttavia, in aprile ha dovuto eseguire una manovra critica per regolare la sua velocità e la sua traiettoria. La responsabile delle operazioni, Elsa Montagnon, afferma che controllare una navicella spaziale da casa è stata un'esperienza nuova. It's a strange feeling to be preparing commands in my little office here at home. I never thought I would ever do that. La Montagnon afferma come, nonostante la stranezza di gestire una navicella spaziale da casa, sia andato tutto liscio. We had to get used to work differently, to coordinate differently among the team members. This had some overhead for sure, but overall I have to say we've been also supported by a very stable spacecraft. The trajectory was so stable that we didn't have to do trajectory correction maneuvers beyond the one we did on the 26th of February. After that we didn't have to do any more, and the platform itself was also very well behaved, and this helps a lot in these conditions, of course. Non tutte le squadre sono state così fortunate nell'avere una navicella spaziale cooperativa. Dal 2002 la missione internazionale di astrofisica a raggi gamma dell'Agenzia Spaziale Europea, nota come Integral in breve, osserva violente esplosioni cosmiche, come esplosioni di raggi gamma. Ma il 13 aprile i sistemi di alimentazione della navicella spaziale si sono improvvisamente risettati, forse a causa degli effetti di un raggio cosmico. La navicella spaziale ha quindi iniziato a ruotare, esponendo i suoi delicati strumenti al calore del sole. Con la navicella spaziale passata in modalità sicura, il team ha utilizzato una procedura di emergenza, sviluppata quasi 20 anni fa, per ripristinare le operazioni. Il responsabile delle operazioni della navicella spaziale, Richard Southworth, afferma che per i controllori di missione che lavorano da casa è stata un'esperienza completamente nuova e intensa. We had just the one engineer on site, and then another engineer connected from home to the mission control system and shared his desktop with the entire team. So we were sitting at home with a shared control system desktop of one guy on site and my old procedure. And it worked, but it was a totally different work experience. Very interesting day. Non è chiaro quando la maggior parte dei lavoratori tornerà al centro operativo spaziale dell'ESA. Ma fino ad allora i suoi lavoratori continueranno a sorvegliare le navicelle spaziali dell'agenzia da casa.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.